Sindaco invita a restare a casa e limitare ogni spostamento, salvo che per esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Grazie. Con la volante dei vigili urbani che invita i cittadini a non uscire di casa per contrastare il coronavirus, sembra essere ritornati ai tempi della Seconda Guerra Mondiale, quando anche sull'isola d'Ischia erano le sirene ad annunciare l'avvio dei bombardamenti. Tra negozi chiusi e chiusura alle ore 18 per bar, pizzerie, pub, ristoranti e takeaway, che dopo quest'ora non possono neppure fare consegne a domicilio, oggi pomeriggio a Ischia Ponte l'atmosfera era surreale, pochissime le persone in giro, allo stesso modo di come lo erano le auto. I pochi commercianti aperti non hanno avuto voglia di parlare, e a farlo è stato solo Sebastiano Balestrieri, che ci ha raccontato come gli esercenti vivono questi giorni difficili per tutta l'Italia. In verità alcuni generi siamo letteralmente fermi, proprio necessariamente fermi, perché fra abbigliamento e calzature non è un bene di prima necessità, quindi noi siamo fermi. Chi ha una clientela storica dell'isola giustamente cerca di dare un servizio, perché lo troviamo anche rispettoso e riguardoso nei confronti della clientela. Quindi si serve qualche persona alla spicciolata. Si chiude alle 18, è stato un invito del sindaco e stiamo cercando tutti di rispettarlo. Per l'approvvigionamento dei beni di prima necessità, fortunatamente sull'isola d'Ischia, al contrario di come è avvenuto in altre città d'Italia, non c'è stato l'assalto ai supermercati e i cittadini si stanno recando a fare la spesa seguendo le norme disposte dall'ultimo decreto del governo Conte, come ci ha confermato Salvatore Cuomo. Diciamo che siamo molto favorevolmente colpiti dalla popolazione che ha ricevuto quello che erano le indicazioni del governo nel migliore dei modi. C'è stato soltanto un po' di corsa il primo giorno dopo l'annuncio di Conte, però per il resto mo la cosa si sta assestando, le persone rispettano il fatto di entrare due alla volta, di non stare vicini nelle corsie, di aspettare il proprio turno alle casse, e speriamo che in questo modo riusciamo a superare questo momento difficile per tutto il paese. Noi a Ischia per il momento siamo ancora un'isola felice, speriamo che il fatto continui in questo modo con tutte le misure che hanno messo le nostre autorità in atto.